momento di dare il premio speciale della giuria. La motivazione. Il premio è stato attribuito dall'Accademia dell'Oscar per la rilevanza culturale nel suo intenso lavoro quotidiano che riesce a dare anche al mondo del vino. Il premio va a Bruno Vespa. Bruno Vespa. Un momento di premialità importante per il mondo del vino, ma anche per il paese. Il vino è un grande elemento del Made in Italy e in tempi di crisi è l'unico settore, insieme con altri dell'agroalimentare, che sta andando fortissimo. Grazie per questo premio e grazie per questa serata. Tu sai, Franco, che io mi sono avvicinato al vino e benedico il mio mestiere, perché è un mestiere fatto di curiosità, di scoperte, di sensazioni tangibili con tutto quello che succede in Italia e qualche volta nel mondo. E mi sono appassionato di vino perché ho conosciuto gli uomini e le donne del vino. E stasera, vedendo premiato il meglio dell'enologia italiana, e poi c'era un altro meglio che non è stato premiato, che magari verrà premiato, è stato premiato l'anno scorso e verrà premiato l'anno prossimo, ho rivisto per ciascuna delle persone che è salita su questo palco una storia, una sofferenza, l'inseguimento di un'affermazione, di un successo, ed è stata un'emozione forte, perché sono tanti italiani che hanno meritato tanto e che meriteranno ancora di più, perché abbiamo ancora tanta strada da fare. Grazie davvero per tutto quello che ci avete dato. Grazie Bruno Vespa. Direttore, Steve Kim, General Manager del Vinitaly, mi ha sottolineato in un'ultima intervista che gli italiani fanno fatica a comunicare, a fare marketing della loro qualità. Ma questo non mi meraviglia, è stata sempre una nostra caratteristica, purtroppo. Noi facciamo vino di grandissima qualità e non riusciamo a venderlo come dovremmo, però siamo sulla buona strada. Lei è un maestro nel raccontare storie, quanto le storie possono aiutarci anche a vendere meglio il paese? Guardi, io mi sono innamorato del vino raccontando la storia degli uomini del vino, perché sono delle storie straordinarie e io credo che questa sia la singolarità italiana. Cioè, in ogni regione ci sono delle storie fantastiche e dei vini diversissimi tra loro, ma tutti di grande qualità.